Vi ringrazio per essere così numerosi. D'altra parte non mi aspettavo altro, perché le conferenze del dottor Nonato sono sempre molto molto seguite. Ringrazio l'autorità, vedo qui c'è l'assessore Maggi che rappresenta la città di Ferrara in questo momento e siamo contenti della sua presenza. Dopo lo inviterei a dire due parole brevi. Sarò breve anch'io, perché il dottor Nonato non ha molto bisogno di presentazioni, ha un curriculum magnifico, lui è laureato in medicina e chirurgia, è stato, questa è una cosa che mi ha colpito, lui non vuole che la dica, ma è così, la seconda maturità liceale classica nel 1965, quindi seconda in Italia, insomma non è poco. Laureato in medicina, è stato professore incaricato, ricercatore all'Università di Ferrara, poi ha insegnato a Modena, a Ancona e in diverse università fra le più importanti del nord, centro-nord Italia. E quello che però secondo me colpisce personalmente me e mi dà una misura del valore di Marco Nonato è il fatto che è uno dei pochi cittadini ferraresi che ha salvato dei pezzi interi della storia della città di Ferrara. Lui ha scritto libri sul motorismo, sulle sue passioni in realtà, sui mobili ferraresi, il motorismo ferrarese, il palio ferrarese, i ristoranti ferraresi. Sono pezzi di storia della nostra città che rimarranno sempre vivi grazie a questi libri di Marco Nonato. E quindi l'amicizia che ho per lui è legata non solo alla simpatia, ma soprattutto alla stima per quello che ha fatto nella vita. Io lo ringrazio di essere qua a parlare, do brevemente la parola al dottor Maggi se vuole, se desidera, forse rappresenta la città. Buonasera a tutti, sarò molto breve perché abbiamo tutti, come dire, voglia di sentire la relazione di Marco. Vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, ma anche il mio personale, perché insomma ringrazio il professor Borea e ho tante persone che conosco, che stimo e che quindi è un ambiente che mi è molto familiare anche in ragione dei miei trascorsi universitari passati. Marco, ha già detto il professor Borea, è un'incredibile fucina di cultura ferrarese, dal motorismo storico alla cucina, come ha detto Piero, quindi sono sicuro che anche questa relazione sarà interessantissima. Ascoltiamo con interesse e davvero grazie per avermi invitato, vengo sempre molto volentieri perché l'Accademia delle Scienze è, lo dico senza retorica e senza piaggeria, è un'istituzione che dobbiamo valorizzare sempre più perché è un patrimonio davvero della città. Grazie. Dottor Nonato, prego, la parola a lei. Arrivo subito. Vicino al dottor Nonato c'è la signora Laura Secchieri. Ah, la Laura Secchieri, scusi, ma sono impazzito. Ho avuto un attimo, allora, un blackout, espertissima, e sta qui con noi perché è espertissima di ebraismo e quindi aiuterà il dottor Nonato. Perché è molto più brava di me, come soprattutto per le pronunce ebraiche, eccetera, perché è venuta a farmi lezione, perché delle volte onestamente non capivo più di tanto. Io ho fatto la ricerca che ho sempre fatto per la questione alimentare, chiamiamola, perché sono accademico della cucina, queste robe qui, quindi amo questa parte del problema. Allora, volevo dire, ringrazio soprattutto il mio amico Piero Borea, l'Accademia delle Scienze, perché mi ha invitato, tutte le istituzioni che vediamo qua sono state gentili. Pronto, ecco, me lo metto più vicino, scusate. Scusate, le istituzioni, il comune, il circolo della stampa, il mio amico, l'Università degli Studi, l'Accademia delle Scienze, il MEIS e la comunità ebraica, il Luciano Caro e soprattutto la signora Laura Graziani Secchieri che mi ha aiutato. Sarò breve, allora,
Voi dovete sapere che devo farvi una piccola introduzione su quello che è la storia degli ebrei a Ferrara, insomma, per capire un attimo quello che è la cucina kasher, cioè la cucina consentita dalla cucina non consentita, e da quello che sono i cibi importanti della cucina ferrarese, sia a livello dell'antica cucina da Cristoforo da Messisburgo a Rossetti fino alla cucina di adesso, e la cucina ebraica di una volta e di adesso. Quindi ho messo come concetto base il castello che guarda il ghetto, quindi storia, cibi, avvenimenti e personaggi a confronto che hanno fatto grande la città. Ma hanno fatto grande perché ho messo il rapporto con Cristoforo da Messisburgo, col cardinal legato, con la comunità israelitica che nel 1800 si assottiglia ma poi ritorna ancora, poi le strane storie di Bassani, anacronistiche di Balbo e Ravenna, perché voi sapete benissimo che Ravenna fu uno dei pochi ebrei che ebbe un ruolo importante in quel periodo difficile. Quelle dell'eccidio del castello, il cibo nella sua storia che tiene uniti i due popoli fondamentalmente, e soprattutto in un concetto generale che vedremo dopo, un concetto di teatralità del cibo. Ecco, vedete rapidamente la famiglia Ravenna, Bassani, Eccidio, e la Ravenna che era podestà di Ferrara. Il ghetto che era ben... Ferrara è la città emiliana che ha mantenuto più lunga la tradizione culinaria. Ci sono qui rapidamente, dico, due specialità, le buriche, i prosciutti, i salami d'oca, il caviale degli storioni del Po, la min, le pietanze preparate per le ricorrenze particolari, la zucca disfatta per il Kippur o i dolci del Purim. Dopo li vedremo in breve uno vicino all'altro, con eventualmente anche dei rapporti con la cucina nostra e la cucina ebraica. Due parole sugli ebrei. Gli ebrei, un insieme di comunità costituenti un gruppo etno-religioso e fedeli di una religione che trae origine dagli israeliti del vicino Oriente antico. Il concetto fondamentale è che nascono dalle 12 tribù dei 12 figli di Giacobbe, si dividono in due gruppi principali: gli Ashkenaziti di origine germanica e gli Sefarditi o ispanici, Sefar significa Spagna infatti, che furono la comunità che venne più a Ferrara, se mi sbaglio. Più o meno. Metà. No, diciamo che gli ebrei italiani sono il fondamento. Il fondamento, sì. Per cui abbiamo gli ebrei italiani che poi nell'altissimo Medioevo si trasferiscono nell'Europa centrale, e lì nasce Ashkenaz, quindi gli Ashkenaziti. Una parte di questi si sposta nella penisola iberica e lì si forma Sefarad, quindi Sefarditi, ma l'elemento iniziale è quello italiano. Italico. Okay. Per cui anche a Ferrara prima abbiamo gli ebrei italiani, uh-huh, e poi dopo ritornano gli ebrei Ashkenaziti e poi arrivano i Sefarditi. I primi insediamenti ebraici, questa è la storia, si fa risalire al 1200, Obisto II, acclamato signore nel 1264, arrivano per praticare, ecco, concetto fondamentale, perché si tengono gli ebrei, gli estensi, eccetera? Perché c'avevano i soldi, perché prestavano i soldi. Alla fine era come lo Stato italiano di adesso che ci presta i soldi a noi, insomma. Scusate. Allora... Quindi allora, vedete, arrivano per praticare il prestito a usura, che spesso era la sola occupazione permessa agli israeliti. A Ferrara i primi insediamenti si trovano in via Centro Versuri, poi si spostano verso il centro e in via Mazzini, dove c'è dove poi più chiuso la sinagoga. Ah, scusate. Questa è dove c'era la prima sinagoga. E nel 1492 il duca d'Este invita gli ebrei esuli dalla Spagna ad arrivare in Italia. Fu un periodo in cui c'erano, mi pare di ricordare, 1500 complessivamente, quindi era un numero abbastanza alto. Dove faccio un esempio, adesso ci sono 80 persone a Ferrara. E poi l'ingresso dei francesi, la prima emancipazione degli ebrei, Napoleone lavorò per integrare gli ebrei nella società francese e fu, diciamo,
aprì le porte. E il ghetto fu imposto però nel 1625 per 1500 ebrei che allora vivevano a Ferrara. Durò oltre un secolo la chiusura del ghetto, le porte dell'occupazione francese, come dicevo prima, si richiusero, si furono aperte, poi furono richiuse. E ecco, vedete la porta, questa è una nel banco dei dei calzolai, e lì c'era la porta. Nel 1938 le leggi fasciste entrano in vigore, però molti ebrei, questo dicevo prima, volevano venire a Ferrara perché avevano visto che c'era Renzo Ravenna che era il capo del comune, perché Balbo gli aveva dato questo potere. Però alla fine Balbo fu obbligato a mandare via Ravenna e anche gli ebrei ebbero la loro sorte negativa. Sicuramente la provenienza di molti gruppi che vennero da via cambiarono anche i piatti della cucina locale, cioè venivano dalla Spagna, dalla Francia, quindi ognuno portava e dava il proprio apporto. Quindi dalle interviste che abbiamo fatto si evince che si importarono piatti provenienti dalle diverse comunità, spagnola, portoghese, comunità provenienti anche e soprattutto dal sud Italia. Il castello guarda sempre la sinagoga, quindi la cucina rinascimentale di Messisburgo, le materie prime, qui c'è il famoso concetto che inizia da Apicio, del dolce e salato della cucina, quindi il dualismo della vita, alto, basso, eccetera, eccetera, bianco, nero, eccetera. E, scusate, e la cucina però estense, fatta soprattutto, lo vedremo anche più a fondo dopo, nelle feste istituzionali, cioè la cucina era in rapporto alle feste del lavoro, le feste popolari, il ciclo della vita. Le usanze del ghetto vengono riprese, la cucina delle religioni, la cucina delle feste ebraiche, ma qui lo vedremo sempre anche dopo maggiormente con più profondità, i cibi sono sempre riferiti alla loro storia, quindi alla Bibbia. Vedremo dopo come gli amin con le ruote, eccetera. Allora, vedete, la Torah, la cucina ebraica, si adatta alla diaspora, quindi si adatta a questo fatto che le popolazioni si mescolano, la cucina delle nazioni. Così abbiamo la cucina giudaico-romana, quella delle comunità soprattutto di Livorno, ma soprattutto a Ferrara. Ferrara è un centro importantissimo ebraico. La cucina di Israele è nata come semplice addizione delle varie cucine che gli ebrei portavano insieme ai loro flussi migratori, con i loro usi, i loro costumi e le loro tradizioni. Quindi si può pensare, si può dire che anche in parte questa tradizione culinaria è stata capace di tenere unito il popolo di Israele. Il banchetto, ecco, questo è il concetto importantissimo. Noi conosciamo Cristoforo da Messisburgo nel suo libro nuovo e lui, più che essere un cuoco, trinciante, scalco, eccetera, era colui che ha inventato la teatralità del pranzo del duca. Faccio un esempio banale per chi non lo sa. I grandi pranzi che facevano a Palazzo dei Diamanti, dove ci sono quei grandi cassettoni sopra, si aprivano i cassettoni, scendevano le scale e venivano giù i nani che abitavano nel sottotetto. E venivano a servire a tavola facendo, cantando, ballando, eccetera. Quindi c'era proprio questo approccio di teatralità. Addobbi, musiche, danze si dovevano eseguire proprio tra una portata e l'altra. Il concetto è che non solo la cucina estense aveva questo concetto di teatralità, ma anche in parte, forse un po' meno, eccetera, eccetera, ma in certe situazioni. In certe feste ebraiche la presentazione del cibo appare con delle vesti particolari, tipo la Pasqua e il Carnevale. Adesso io vi ho fatto vedere una diapositiva semplice, però esplicativa della situazione. La cucina ebraica, ecco, vedete, rispecchia le ricorrenze che scandiscono il ciclo annuale, le nostre, come dicevo prima. La cucina ebraica rispecchia soprattutto le scadenze che sono quelle della
della loro storia, la fuga dall'Egitto, l'apertura del mare, insomma, quello che dice la Bibbia. Noi viviamo solamente, abbiamo una cucina fatta dal ciclo della vita, la nascita, il battesimo, nella cucina, nel lavoro, la semina, eccetera, la tavola nelle feste istituzionali che sono il nostro Natale, Capodanno, Pasqua, eccetera. Loro, vedete, e noi abbiamo la nostra successione ciclica che è data dal tempo, dicevo proprio, delle feste popolari, civili e religiose. Al contrario, invece, concetto importante, la comunità israelitica organizza e scandisce il tempo ricordando sempre le proprie feste e i relativi cibi, riferiti sempre e sempre alla propria storia, sia nei tempi che nei particolari, cioè quelli riportati nella Bibbia. L'esempio che faccio sempre è la min, che rappresenta una ruota del carro del faraone, e sopra ci sono le tagliatelline che rappresentano le onde del mare rosso, le uvette, le teste degli egiziani all'inseguimento degli ebrei in fuga, i pinoli, la testa dei loro cavalli e delle loro lance. La stessa cosa, per esempio, le buricche, ci sono delle buricche fatte a triangoli, ci sono delle buricche fatte arrotolate assieme. Fate conto, tipo una corda, quando si arrotola la corda sulla barca. E che cosa stava a significare? Stavano a significare anche loro, come dicevo prima, la Bibbia, Mosè che butta il bastone per terra a mo' di serpente, e il bastone si trasforma in serpente per dire al faraone che dovevano lasciare andare gli ebrei e fare la cosa in Egitto. Vabbè, ho già visto. Ecco, vedete, queste sono gli amin, vedete, tonde, tipo la ruota del carro con tutti i... con tutte le tagliatelline sopra. Cominciamo il concetto di kasher e non kasher. Kasher vuol significare conforme alla legge, cioè consentito. Kasherut è la legge delle alimentazioni ebraiche dettate dal Talmud. La Bibbia elenca le categorie di cibi che non sono kasher o kosher, a seconda della pronuncia che volete dire, se usate la lingua sefardita o ashkenazita. La Bibbia specifica il rito della macellazione della carne fatta dal rabbino in tutte le sue modalità. La Torah e la Talmud, la mia amica qua mi ha insegnato, è stata per una mezz'ora a spiegarmi che Talmud in parole povere non è altro che la Torah detta dal rabbino, il quale ogni rabbino dice quello che vuole, insomma, alla fin fine. Cioè ognuno si arrangia per quello che è. Faccio l'esempio che vedremo dopo. Uno dice non si può mangiare il pesce. Ah, ma sì, ma però sai, se l'anguilla non si può mangiare perché non ha le scaglie, ma assomiglia anche all'aguglia. Perché non è un'aguglia? Mangiamola lo stesso. Quindi ce ne fregano, capito? Cioè, è vero, c'è una situazione. Sbaglio. Diciamo che è una spiegazione un po' semplicistica. Sì, ho detto, beh. Ok. Nella religione ebraica il sangue e l'anima, kasherut è l'adeguatezza dell'alimentazione, kasher l'alimento consentito, taref è l'alimento non consentito. Allora, cominciamo la storia. Distinzione fra cibi a base di carne, cibi a base di latte, cibi neutrali. Le carni di quali animali si possono mangiare? Gli ebrei, ci sono gli osservanti e quelli che non gli interessa niente, insomma, in parole povere. Gli osservanti possono consumare mammiferi che presentano contemporaneamente le due caratteristiche, ruminanti e hanno lo zoccolo fesso, cioè con una fenditura in mezzo. Quali sono? I bovini, gli ovini e i cervidi. Sono vietati invece i suini e gli equini. Per gli ebrei è fondamentale la distinzione, come dicevo prima, cibi a base di carne, cibi a base di latte, cibi neutrali che non contengono né carne né latte. In un pasto di carne non vi saranno piatti che contengano latte o derivati insieme. L'esempio lampante è il pasticcio di maccheroni, che non si può mangiare perché c'è la carne e il latte. E allora fanno un pasticcio loro, che vedremo dopo. Cioè si fanno loro la loro storia, insomma. Come devono essere macellati gli animali? La macellazione deve essere fatta da persona qualificata e addestrata che segua i dettami della Torah, il shochet. L'uccisione deve avvenire senza sofferenza,
attraverso, cioè diventa una cosa difficile, insomma, attraverso un taglio netto e continuo del collo che recida la carotide giugulare e li faccia morire subito, li faccia dissanguare subito. Vanno asportate le parti che non devono essere mangiate, come il nervo sciatico. Perché? Perché c'è tutta la storia di Giacobbe che lo lesionò lottando con un angelo. Alcune arterie, vene e parti grasse. Problematiche carnelate che abbiamo visto prima. Quali utensili della cucina possono essere utilizzati? Latte e carne non devono essere serviti nello stesso piatto. Quindi se noi usiamo un piatto per fare una cosa, non la possiamo usare per fare l'altra. Utensili utilizzati per i cibi non kosher o kasher diventano anche loro non kosher o kasher, rendendo impuro ciò che toccano. Non basta mangiare mammiferi consentiti, devono essere macellati secondo le regole importanti, ok? Il macellatore deve seguire attentamente i dettami, l'uccisione dell'animale, come dicevo, deve essere una cosa veramente precisa e che dia minor danno possibile all'animale. Il coltello si chiama in due maniere, Aleph per gli Ashkenaziti e Sakim per gli ebrei in genere. La signora, sempre Graziani, mi ha dato anche queste note che sono importanti. Vedete, cioè, addirittura ci sono i cibi per quelli che vogliono seguire la dieta, la kasherut, cioè la cosa precisa, ci sono dei prodotti che hanno i marchi e vengono venduti, soprattutto a Roma, mi pare di ricordare. Ma anche ci sono, nei nostri supermercati. Ci sono. E, vedete che anche il formaggio, eccetera, il parmigiano, eccetera. Perché dopo vedremo il formaggio anche cosa sarà. Vediamo adesso il concetto dei pesci e dei volatili. I pesci permessi solo con le pinne e le squame. Storioni, quelli che interessano a noi perché sono quelli che ci danno il caviale, che è quello che interessa a noi per la storia di Ferrara, della Nuta e di Bianconi, la storia del famoso caviale cotto, che è diverso dal caviale crudo, che è russo e iraniano. Si divide in due rami, vedete, il Po, e vengono pescati gli storioni, questo lo sanno in pochi, vi ho trovato una nota bella, simpatica, davanti alla Rocca di Stellata, c'è il Po che ha un'isola, e lì c'erano una volta una grande quantità di storioni che avevano questa caratteristica, che avevano le pinne solamente in un piccolo pezzo del corpo. E quindi Isacco Lampronti li passarono come buoni. Isacco Lampronti ne assunse i termini nella sua enciclopedia, La paura di Isacco. Ecco, poi l'anguilla, quello che dicevo prima, che non è permessa ma mangiata lo stesso, facendola passare per aguglia. Documenti della cucina della contea di Modica che permettevano il mangiare gli anchelli o anguille giovani o cieche che potevano essere passate per aguglie. Consentite quindi sono il salmone, la soglia, la lombrina e il tonno. Non sono consentiti i crostacei, i molluschi e le anguille. I volatili consentiti in base alla specie e alla tradizione. Nel Levitico e nel Deuteronomio ci sono scritte esattamente quello che vi dico adesso. Sono consentiti il pollo, il tacchino, l'oca, l'anatra, è vietato. Il gufo, l'aquila, l'avvoltoio, lo struzzo, quindi tutti i rapaci notturni e i rapaci e i notturni. Vedete, nel Levitico 11:13 è scritto: tra gli uccelli ecco quelli dovete avere in abominio e non mangiare perché abominevoli l'aquila, eccetera, eccetera. Il pane è un altro concetto importante. Ci sono due o tre tipi di pane io li ho messi in paragone con quello che scriveva Folco Quilici, che conoscevo e che stimavo molto, e quando fece il librettino per la provincia, il comune, scrisse proprio: divino pezzo di pane fatto da due panit legati a foggia di nastro nel corpo, ciascuno con le estremità ritorte, in modo da formare un ventaglio di quattro kurnit, i cornit, le cui punte si chiamavano agrustin. E è proprio il dualismo della vita. E sotto, se vedete, c'è un affresco che io ho fotografato alla Abbazia di Pomposa,
E lì c'è un concetto filosofico del dualismo del pane, del pane unito. Se vedete sulla tavola ci sono i due pezzi di pane uniti, sono stati i primi pezzi di pane uniti, quindi una nota così. Il pane invece ebraico era pane asimo, perché? Perché veniva preparato in fretta dagli ebrei in fuga e quindi non avevano... Solo per Pasqua. Dica, solo per Pasqua. E invece la challah, Callà, è il pane intrecciato coperto all'inizio della cena, che è questo qua, vedete? E perché viene coperto? Perché non si offenda per non essere il primo ad essere mangiato, loro lo coprivano. E pane bianco, leggermente dolce, che di solito che si è soliti impastare per lo Shabbat, con lo scopo di chiedere a Dio aiuto per le persone care, bisognose e scomparse, e in tavola ne mettevano due per ricordare la doppia manna biblica. Perché voi sapete che arriva la manna e sabato non possono prendere, devono aspettare, quindi devono aspettare un giorno per poter prendere la seconda. Il pane qui lasciamo stare. Ecco, la fame nel deserto, l'altra manna che dicevo è Dio somministrò la manna, ma voi sapete tutti che la manna è semplicemente il succo che si toglie da un albero facendo un'escara, come si dice, un'incisione nell'albero e viene fuori questa sostanza gommosa che è la manna. È chiaro che nell'immaginario della Bibbia Mosè disse loro: questo è il pane che cade dal cielo e vi è dato per cibo, ed è però il pane loro. Nell'Esodo si scrivono così, insomma. L'altra cosa importante, altro cibo importante è l'oca. L'oca è, come diciamo prima, è il maiale degli ebrei. E torniamo a noi, parlavo del pane, quando facevano il pane, dopo la battitura del grano, eccetera, eccetera, mettevano la carne, facevano un sugo per fare la pasta. Ed era importante perché era condita con le rigaglie dell'oca. Allora, pochi, io non lo sapevo, ma a proposito dei rigagli, ossia l'interiore e il fegato spezzettati, ci sono due spiegazioni per l'origine del termine. La regalia, cioè cose degne di un re, oppure vogliono farla derivare la parola da regali, ossia regali, in quanto i signori mangiavano le parti solide e corpose dell'oca, mentre regalavano le parti, le interiori, i fegatini, i poveri. Sempre la storia che si ripete. L'oca è il maiale dei poveri, degli ebrei. Dal 1500 era fatta al 1700, siccome era una carne poco raffinata, non era una carne buona, cosa successe? Che non era molto, non c'erano molti allevamenti, però dal 1500 al 1700 fu praticato, dove Lando, Ortensio Lando, che scrisse quello bellissimo libro sulla storia dei viaggi, si parlava anche di Ferrara, la definiva l'unica maestra di far salami insieme a Frizzi. Frizzi dice, Ferrara, maestra di far salami, eccetera. E a Ferrara facevano i salsiccioni, i prosciutti, i cervellati d'oca, eccetera. E, però anche, cosa importante, oltre al prosciutto d'oca, si faceva il foie gras, non come si fa adesso, che si prende, voi sapete, c'è la più grossa ditta a Ferrara, a Copparo, dove prendono le oche, le inchiodano, le fanno li mettono l'imbuto, li fanno mangiare, fanno diventare un fegato così, poi li ammazzano e fanno il foie gras. Io ho avuto la fortuna sfortuna, perché mio figlio voleva in tutte le maniere aprire un ristorante col biliardo, eccetera, e io ho assunto un cuoco che era il socio di Andreotti e si chiamava Paolo Rizzo. E Paolo Rizzo era il ragazzo di bottega che lavorava dalla Matilde, come si chiama? Dalla Matilde Bianconi. La Matilde Bianconi era quella, la famiglia Bianconi era quella che aveva seguito la storia della Nuta. Era quella che sapeva i segreti dei salami d'oca, era quella che sapeva i segreti del caviale, eccetera, eccetera. E allora Rizzo, che adesso ha 90 anni, e che lavora al, come si chiama quell'albergo che c'è prima di Cona, all'albergo, eh?
a Villa Regina, è vero, tu lo conosci, ricordo, ed è una persona gentilissima, e mi ha raccontato quando lui da bambino andava col carrettino, con la bicicletta, andava alla stazione a prendere la roba, perché poi la stazione caricava le oche che venivano spedite da un allevamento di russi, le portava alla signora Bianconi, le disossavano, tagliavano in varie parti l'animale, perché non venivano macinate ma venivano battute. Adesso vedete che vi dicono sempre facciamo la carne battuta col coltello, perché si faceva così, anche i capelletti, sfabrisi i capelletti macinati col frullino, perché diventano una schifezza, vanno battuti a mano col coltello. E lì facevano i salami d'oca, e per mettere i salami d'oca usavano il gozzo e li riempivano e facevano il salame, poi li portava a casa la Matilde e stavano per un anno a... Cosa succede? Volevo dirvi una cosa importante, la famiglia Bianconi, che non aveva il negozio, la Nutta c'aveva il negozio dove c'era, diciamo, andando giù per via Mazzini sulla destra, angolo via Vittoria, diciamo, dove c'era Pisa, sì, o era quello che vendeva i giocattoli, De Marco. Ecco, la Bianconi ce l'aveva dall'altra parte il negozio, attaccato alla porta della sinagoga, e Bianconi, il marito della Matilde, era un antifascista importante e aveva un gran ciclostile, stava sempre chiuso dietro nel retrobottega e faceva la guerra per conto suo contro i fascisti. Cosa succede? Non lo ammazzano, non lo trovano, non lo beccano mai. Il 25 aprile dice: è finita la guerra, esce dalla porta, l'ultimo tedesco che c'era lo ammazza. Sta proprio sfortunato, hai capito? È una storia strana questa. Ecco, vedete, Bianconi, specialità gastronomiche, panini imbottiti, salami d'oca, caviale, eccetera, eccetera. Il caviale, questo, ci fermiamo due minuti perché è la cosa più importante di Ferrara. Caviale ferrarese, in particolare caviale fatto dal Copeco dello Stellato, tramandato dall'antica ricetta, perché c'è Cristoforo da Messisburgo nel libro nuovo, nella prima stampa del 549, parla di questo caviale cotto. Perché parla del caviale cotto? Perché voi capite benissimo che non c'erano i frigoriferi, non c'era niente, cioè i cibi andavano male dopo un minuto, anche il pasticcio andava male, contenuto, perché si fa il pasticcio? Perché la roba dentro non vada male, si chiude. Allora il problema era farlo durare per più tempo, quindi lo si cuoceva. Per cuocerlo diventava più dolce, anche tra parentesi, e quindi aveva anche un gusto tipico da nocciola. E ci racconta quella signora di, non mi ricordo più dove abiti, a Gualdo, che rifà, che era la cuoca del notaio Brighenti, e ha ritrovato questa ricetta e ha cominciato a fare questa cosa qua. Come siamo messo come ora? E vedete, il caviale di Storione era fatto dalla Nutta, questo era dalla rivista di Ferrara del 33, dolcezza eccetera, importantissimo. E la Nutta, che era questa vecchietta qua, era l'unica che poteva andare all'Europa, cioè da Folchini dentro, anche se non era nobile eccetera, che veniva ricevuta con tutti gli onori perché era una delle più brave cuoche della città, e metteva i funghi sott'olio nelle cose, metteva i tigin, che vedremo dopo cosa sono, e i salami d'oca e il caviale. Vedete, la Nutta si chiamava Benvenuta Ascoli, abitava nel negozio di via Mazzini, però suo babbo, si chiamava Lodadio Ascoli, aveva la casa e il laboratorio in via Vittoria. E vedete, cosa faceva? Faceva il caviale, che era cotto a bassa temperatura. E qui c'è un trucco per le signore che vogliono fare il caviale a casa. Mi insegnano che qualsiasi cibo noi facciamo e lo cuociamo in una teglia di metallo, sa da gusto di metallo, giusto?
Allora che cosa avevano pensato? Di foderare le teglie, che andavano a media, bassa, media temperatura, con del legno. Qual era il legno più duro del mondo, allora conosciuto, perché non c'erano il legno di teca, era la caccia, la robigna, no? Allora voi mi insegnate, se avete letto la Bibbia, se siete dei venerabili maestri, se sapete la storia dell'Arca dell'Alleanza, che il legno di acacia è il legno più duro del mondo, col quale era fatto l'Arca dell'Alleanza, col quale erano fatte le due colonne di Boaz e di Iachin nel Tempio di Re Salomone, come lo chiamo io, di Re Salomone, e era il legno più duro. Foderavano con questo e quindi non sapeva, il caviale non sapeva da gusto metallico. Cosa facevano poi? Era simpaticissimo, perché faceva questi tijin, cioè fate conto, i tijin erano, che si vede in qualche fotografia, come quegli affari per far la barba una volta, con la roba bianca, con vetrificati. Allora cosa faceva? Metteva il chiaro d'uovo, lo cuoceva a bagnomaria e gli buttava dentro 2 o 3 cucchiai di caviale, poi gli dava come roba da passeggio, invece che mangiare il gelato, allora uno usciva dalla porta, mangiava il suo farino e poi gli dava indietro il tijin. Altra cosa che aveva di speciale la nuta era quella che aveva inventato l'equivalente della salama da sugo, perché potessero mangiarla gli ebrei. Dice, perché gli ebrei devono mangiarla? Perché c'è il maiale. Allora fece la stessa cosa con non più la vescica della scrofa come guscio, come contenitore, ma l'intestino della mucca, e mise la carne normale, la carne di mandorla, eccetera, con però tutta la parte che si metteva l'aiuto, il vino, le spezie varie, ok? Eccolo qui, la Jenny Bassani Liscia. Gianni Venturi mi ha dato questa cosa qua, mi diede quando feci il libro, e il caviale del Povice, la nuta, teneva fuori dalla bottega, vedete, per l'ingresso, un barilotto coperto d'olio, una piccola vetrina, appesi i salami sformati, e qui proprio parla che in seguito fu proprio la Bassani Liscia che era lei che faceva questi tigini, che erano, vedete, i sottaceti, i tigini, cioè i tegamini loro. La salama da sugo, vi dicevo, insaccato tradizionale, c'è un bellissimo film che ho rimasto di Gianni, come si chiama quello che ha fatto il nostro, quello che è il, te lo dico dopo, e c'era la salama da sugo e che aveva le caratteristiche, la bongola invece era quello che dicevo prima, si chiama la bongola, che nessuno sapeva cos'era, perché la bongola cos'è, insaccato simile alla salama, ma specialità esclusiva della nuta, fatta con la carne secondo i dettami kasher. Altra cosa importante, insieme a Poldo abbiamo fatto un articolo per l'Accademia della Cucina sui formaggi che facevano al barco la comunità ebraica. Allora, l'unica cosa per parlare dell'usanza ebraica è che i caci dovevano essere quagliati col caglio vegetale, non si poteva usare un caglio solo vegetale. E poi ci doveva essere la presenza di ebrei fin dalla mungitura del latte per controllare che fossero usati, come dicevo prima, i recipienti dove non erano stati cotti elementi vietati. Allora, questo è un concetto importante che pochi hanno puntualizzato. Eleonora d'Aragona e 20 anni dopo Lucrezia Borgia portano le bufale, perché chiaramente dicevano: oh, stamattina voglio mangiare la mozzarella, però ci volevano 15 giorni di viaggio e arrivavano le mozzarelle che facevano schifo. Allora aspetta, facciamo le mozzarelle qua. E portarono il primo, furono 57 bufale e 3 bufalini. I bufalini, gli uomini maschi, li ammazzavano subito, tanto per non sapere né leggere né scrivere. Allora, portarono le bufale a Ferrara e fecero tutta la loro filiera casearia, ma non solo la filiera casearia, anche il resto, perché vedremo dopo che le carni, il pellame, le corna, eccetera.
e furono i primi, la prima situazione in cui il duca diede il permesso a delle donne di fare una società. Cioè non esistevano società femminili, erano vietate. E si legge che nel 1517 la Lucrezia Borgia fece bonificare terreni divenuti pascolo tra Bondeno, Diamantina e Ferrara e poi arrivarono al Barco. In un secondo tempo, voi mi insegnate, che ci fu la famosa bufalara dietro al castello di Mesola, dove Alfonso andava a caccia, e lì portarono altre 56-57 bufale. Con l'avvento del papato furono abbandonate, questa cosa fu abbandonata. Ho voluto parlare di Paracelso perché Paracelso scrive, naturalmente Ferrara, dice il Frizzi, poco è il maestro di Falsolami, ma poco era legato all'arte casearia, e Paracelso dice il liquido bianco, il Mysterium Casei, e parla della trilogia dell'acqua, del latte e del vino. L'acqua purifica, il latte materno alimenta, il vino, sangue della vita, rallegra. E allora gli ebrei che erano, come si dice, erano più allegri dei cristiani, nel senso che non avevano tutte queste restrizioni, non si può fare qua, non si può fare là, fecero, sì, vedete, fecero compare in un libro la fabbrica del Barco, dove i casari di origine ebraica avevano un formaggio particolare, che aveva un colore particolare, perché era sempre giallino. Perché? Perché gli mettevano dentro lo zafferano, che prendeva così un colore giallo, e nel simbolismo ebraico lo zafferano, la polvere dorata, oltre che essere un antiossidante, rappresenta la ricchezza e la prosperità. Le feste istituzionali, torniamo un attimo a noi, la Sabbat, il Rosh, Yom Kippur, il Sukkot, il Chanukah, che è la festa delle luci, la festa delle luci, Purim, e il Shavuot, la festa della Pentecoste. I piatti ferraresi tipici, vi avevo detto prima, l'albondiga, la min, le orecchie di Amani, i piatti di Kippur, la zucca di Sfata, la zucca di Sfata di Ferrara e il seder di Pesach. L'albondiga, che cos'è? Albondiga, far vivande all'ebraica, il nome giusto, è un disco di carne macinata che si cuoce in padella, risale al periodo della fioritura della comunità ebraica. Nel Libro Nuovo ne parla anche il Cristoforo da Messisburgo per il cardinale Ippolito Saracco, Ippolito d'Este, scusate. Come è fatto? 3 kg di vitello, 2 uova soda, dragocello, semi di finocchio, cannella, volendo fare la versione polpettone, anche 100 grammi di uva sultanina. Perché potevano, loro, la cucina ebraica variava, perché potevano farlo dolce e salato ad libitum, a scelta loro. La min, quello che vi dicevo prima, era quello rotonda che rappresentava la ruota dei carri, e vi dicevo prima il Mare Rosso, l'uvetta, le teste degli egiziani. Cappellacci di zucca, che non si chiamano cappellacci da noi, si chiamano cappellacci di zucca. La nostra cucina, Giovan Battista Rossetti li descrive benissimo, e parla anche dei caplacci, il cappello di paglia, eccetera. Dall'altra parte invece li chiamano tortelli di zucca, e assomigliano più a quelli mantovani, perché hanno più gli amaretti e hanno le varianti con la mostarda e con la frutta. Pesach, la Pasqua ebraica, un concetto fondamentale della Pasqua ebraica, che cosa bisogna mangiare nella pasta ebraica? L'uovo, simbolo della vita, le erbe amare che simboleggiano l'amarezza della schiavitù, l'agnello che salvò i primogeniti dalla morte quando arrivò l'angelo vendicatore, il pane azimo e la salsa che ricorda la malta usata dagli ebrei per ottenere i mattoni per la costruzione egiziana. Vado rapido perché siamo alla fine, vero? La cucina estense per i dolci, noi avevamo il pan pepato, la zuppa inglese, la torta di tagliatelline e soprattutto le persicate e le cotognate, che pochi sanno e conoscono perché Cristoforo da Bessisburgo ne parla, Isabella d'Este, che quando moglie di Francesco Gonzaga chiama il maestro Vincenzo Morello e dice mandami le persicate che sono buone, che facevano le suore nella cosa di via Gambone.
invece la cucina ebraica avevano questi rugelach e poi avevano le orecchie di Aman, che erano biscotti che si donano per la festa del Purim. Vado rapido perché... Poi ci sono i zuccherini, i famosi zuccherini di Pasqua ferraresi. Per la Pasqua sono i dolcetti secchi a forma di ciambella appiattita. Come si fanno? Si sbattono i rossi con lo zucchero, unite le chiare a neve per avere un impasto morbido. Si dà la forma con le mani, si dà la forma che uno vuole, li facevano rotondi o quadrati, eccetera. Per la Pasqua volevo solo puntualizzare una cosa. La Pasqua cristiana è la Pasqua di resurrezione. La Pasqua ebraica è la Pasqua di liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi c'era una concettualità diversa. Eccoli qui. Altra cosa importante è che alla fine, nel Capodanno ebraico, come auspicio di prosperità, si mangiava la frutta. Che frutta si mangiava? La melograna. Voi sapete sempre che nella colonna di Bote, nella colonna di Iachi, c'è tutto un tralcio di melograni, che sono il concetto plotiniano di e pluribus unum, quindi della vita, della cosa. E parimenti, loro, siccome si rifanno alla Torah, dicono che il colore rosso associato al sangue della parte interna e che gli arilli, che sono il nome dei semi, si chiamano arilli, sono di 600, numero di 613, che è lo stesso numero dei comandamenti della Torah. Altro concetto plotiniano del molto dall'uno, quindi rapporto cucina-religione. Nell'Ennea di Plotino si domanda perché dall'uno derivano le cose. Si ha il concetto di teogastronomia. Allora, perché è un concetto plotiniano, nei piatti di base anche i fagiolini, che era un piatto, i fagiolini venivano usati dai... Infatti io ti ho chiesto, perché vanno in un libro dell'Accademia, perché dal bacello, quello famoso il bacello di stagno e olio, nel bacello ci sono tanti piselli, eccetera. Però è il bacello che è il contenitore, e quindi da uno molti anche qui. E come si fa? Dovete sapere che, per esempio, c'è un piatto famoso, che sono i fagiolini preparati col miele e il sesamo, laddove il miele è il simbolo della dolcezza della parola di Dio. Cuociono il bacello, e per la legge che sono furbi, perché non mangiano i piselli ma mangiano i bacelli, quando il bacello è cotto, col cucchiaio raschiano il bianco della parte interna e mangiano questa cremina. È cosa loro. La festa del Purim, festa importantissima, torno alla fine. Purim è il Purim è la più gioiosa festa ebraica, la più amata dai bambini. Io ho scritto così il carnevale, eccetera, eccetera. E il piatto, uno dei piatti è proprio le buricche, che si preparano durante questa festività. Vedete quello che vi dicevo prima, la pasta è attorcigliata su se stessa, ed è ricorda il serpente nella cultura ebraica che rappresenta il miracolo di Mosè, che trasferma il bastone in serpente e il serpente in bastone. Vedete, oppure possono essere a forma di orecchie di Aman, forma triangolare, possono contenere sia delle cose dolci sia delle cose salate, o gli spinaci con il formaggio, oppure della marmellata, eccetera. Sbaglio? Mi hai insegnato bene. Cosa succede? Che tutto questo simbolismo viene preso dal convito di Ester e Assuero. Lui è stato gentile perché mi ha detto che sono stato bravo al liceo classico al Maria Luisa Parma, e mi ricordo ancora che re Assuero, nella fattispecie doveva essere Serse, e Senofonte comincia di darei ucai per i dati des gignon taipai des duos proteron Artaxerxes neoteros Kyros, il primo Artaserse e il secondo Ciro. Quindi era Artaserse, Serse re di e quindi Serse primo era identificato con Assuero, il quale aveva un consigliere che voleva ammazzare tutti gli ebrei. Allora cosa fece Serse? Conobbe un ammagliante Ester, una donna ebrea, la quale lo circuì, insomma, quello che è, non so come, vedete voi, e fece in maniera tale che fece uccidere quello che voleva ammazzare gli ebrei e salvò gli ebrei.
E Serse si sposò con questa bellissima donna, che era una donna bellissima ebrea, che fece la storia di Ester, l'origine della festività ebraica del Purim. La fine, il pasticcio di maccheroni che vi avevo detto, che è impossibile che venga impiegato dagli ebrei per quel problema di unione della carne e del latte, e da noi viene usato, parlavamo prima del carnevale, nel nostro carnevale si usa il pasticcio di maccheroni. Il pasticcio di maccheroni che tutti dicono la pastella di Cristoforo, ma non è vero niente. Perché? Perché da Travia arrivarono i maccheroni, dal latino maccare, macarios, greco, felice, eccetera. Maccare vuol dire con un ferro fare i maccheroni e arrotolarli. E quindi da Travia fecero i primi maccheroni rugosi, che erano quelli giusti per poter riempire con la besciamella e fare poi il pasticcio. E i primi pasticci, come voi ben ricordate, erano quelli che si vedono nel film Il Gattopardo, quando lui taglia col coltello e dice: ecco, abbiamo lo pasticcio, tagliamo, eccetera, e taglia le fette per concetto anche qui del contenente, del contenuto, dell'utero gravido e del simbolismo tipico. Però, vedete, è un concetto fondamentale, è che nel carnevale, vedete, si usa il pasticcio di maccheroni come di un mascherato, di un involucro mascherato, perché poi dovete sapere che quando voi fate il cappuccio, la copertura del pasticcio, gli mettete tutti i simboli sopra, no? Con la spronella andate a tagliare la pasta frolla e fate che cosa? Il tondo, che è il simbolo del sole, la vita, la luna, simbolo della morte, il rombo, simbolo del vestito di Arlecchino, quindi della variabilità delle cose. Quindi pasticcio come unione della cucina napoletana, l'Officina Ferrarese del Gusto, gli aspetti magico-simbolici che vi faccio vedere rapidissimamente, e quello che era la parte, diciamo, ebraica del cibo, erano le lasagne di Mazzà, che erano delle lasagne fatte solamente con o i funghi o con la carne senza il latte. E il pane asimo sopra. Una parola rapidissima, ho finito. Voi sapete che il pasticcio si cuoce in un piatto di rame che si chiama in dialetto ferrarese al sol, il sole. Dovete sapere che nella mia esperienza, quando sono in ambulatorio, io tutti i miei vecchietti, mi chiedo, vi faccio sempre le domande. Le vecchie famiglie ferraresi, dai Giglioli Maffei ai Massari, eccetera, che vengono tutti a farsi curare, gli faccio vedere tutte le loro cose, e hanno tutti una quantità industriale di questi piatti di rame, e allora guardandoli tutti hanno tutti delle gravure, delle incisioni sotto, che hanno una storia, un simbolo, perché esiste un'ipotesi che presume proprio la connessione tra fare un piatto e fare geometria. Allora voi dovete sapere una parola semplice: quando fate il pasticcio di maccheroni, i bravi che fanno il pasticcio di maccheroni fanno prima il fondo sotto, lo cuociono, perché se cuocessero tutto assieme diventerebbe gnisso, come si dice in dialetto, cioè perché non si cuoce, perché è più umido, quindi non si cuoce la parte sotto, quindi cuociono sotto. Quando cuociono sotto spingono su queste incisioni che ci sono e vengono stampate nella parte sotto, tirano su il piatto. Nei piatti di portata hanno dei quattro piedini con uno specchio, quindi chi quando portano il piatto si vede sotto quello che c'è inciso. Le famiglie nobili avevano gli stemmi nobiliari, eccetera, i Saracco, Riminaldi, ho trovato da Massimiliano i loro piatti, oppure mettevano i simboli, che erano simboli numerologici, che cioè erano le stelle, il pentalfa, la stella di Davide, oppure il numero 8, che è sinonimo della vita, come si dice, dell'infinito. E questa è la storia del pasticcio nostro, che aveva proprio questa situazione particolare. Io ho finito, vi ringrazio tanto, mi dispiace di essere soltanto abbastanza giusto. Grazie. Grazie.
grazie dottor Nonato, è splendida questa relazione. Penso ci sia qualche domanda, se ci sono, pagando, visto che è stato nei tempi, bravissimo, pagando, interessantissimo, cosa pagando? Pagando, facciamo le domande pagando. Va bene, okay. Se vuoi pagando, qualcuno ti farà domande pagando, se no. Ci sono domande il dottor Nonato è a disposizione. Dimmi. Grazie dottor Nonato tutto per la bellissima relazione. Tu sei gentile. Volevo chiedere soltanto, esistono ancora dei locali a Ferrara in cui si può mangiare la pizza? Ci sono, però perché, io non vado perché, onestamente. Perché, non so, a Venezia. Sì, a Roma. Esistono ancora, certo. A Ferrara mi pare. C'è qualche cosa in via Vittorio, ce n'era uno, però non fanno più, mi fa qualcosa. C'è nessuno che faccia la cucina. Quindi è scomparsa praticamente la cucina ebraica. Sì, perché c'è bisogno di un controllore particolare che verifichi che tutti i problemi della Kosherut siano seguiti. E quindi è un problema anche economico di gestione. Sì, è un problema proprio avere i prodotti, cioè, come dicevi tu, a Roma li vendono, ma sì, qualche cosa nei... Sì, a Roma dove c'è una comunità di 12.000 persone è un discorso diverso, per cui ci sono... Ci sono delle macellerie che quindi sono in grado di servire anche con carne fresca. La piccola comunità ferrarese invece utilizza soprattutto la carne o congelata oppure sottovuoto per quel che riguarda la carne che è il problema maggiore, altrimenti in Ferrara è possibile solamente nei supermercati trovare appunto i prodotti che hanno i simboli della Kosherut che vi indicava Marco in precedenza. No, non c'è nessuno che faccia questo servizio. Domenica, posso dire una cosa? Domenica mattina il comune, che abbiamo la Travagli mi pare, mi ha invitato a parlare del pasticcio di maccheroni, perché il pasticcio di maccheroni da questa mattina è diventato IGC. Quindi gli hanno dato gli hanno dato una dimensione. Allora, la dimensione gliel'hanno data con i gusti attuali, giusto? Cioè, coloro i quali hanno fatto le ricette, che sono quei negozi, eccetera, hanno fatto la ricetta con i gusti di adesso, ma voi dovete sapere che. Un piccolo discorso, io in 20 anni, 30 anni, sempre per l'ambulatorio, perché hai da discutere con la gente, poi io mi rompo, devi sempre fare le otturazioni, cioè, stai anche lì a parlare un pochino, ti diverti a raccontare. Allora, dovete sapere che tutta questa gente qua ti racconta la storia e ti porta le ricette del nonno, della bisnonna, eccetera, e la ricetta da quando... Dal 1711 la tal ricetta di Annette, che fu la prima che mi diede la Monica Endelli per la roba dei Giglioli Maffei, la vecchia famiglia, c'era quella ricetta lì, poi tre pagine dopo un'altra ricetta, perché dopo 20 anni avevano cambiato cuoco, e il cuoco che era venuto, la cuoca veniva da Rovigo e gli metteva la cipolla, quell'altro gli veniva da Piacenza e gli metteva non so che cosa. Quindi variava anche coi gusti del tempo. Oggi se tu fai da mangiare il pasticcio di maccheroni, com'è la regola e com'è la ricetta giusta, che è fatta col petto di piccione, con le uova non nate, con le rigaglie di pollo, vi fa schifo, cioè un gusto è. L'unica cosa, concettualmente, erano molto più bravi con la bechamel, perché la bechamel fatta da loro e i maccheroni usati da loro con una determinata cottura e un determinato stoccaggio erano 10 volte migliori di quelli di adesso. Esempio, voi andate a mangiare al ristorante A, B, C, non faccio nomi ma sono tutti uguali, vi tagliano la fetta di pasticcio di maccheroni, voi vi guardate il pasticcio e vi vedete, guarda, come allo specchio, vedete tutti gli occhi bucati, tutti vuoti. Il pasticcio di maccheroni deve avere il maccheron dentro con dentro la sua besciamella.
per fargli star dentro la besciamella cosa bisogna fare? È semplicissimo, bisogna fare i maccheroni a metà cottura, prendere la besciamella un po' più liquida, lasciarla in un contenitore dentro per un'ora, due ore, col suo bel domopac, e allora entra dentro la besciamella e poi la metti, fai la stratificazione, non tutto in una volta, perché si stratifica la besciamella e il maccherone, il ragù, poi con l'affare da tartufo si taglia il formaggio a scaglie, non grattato, poi si mette, insomma, ci sono delle tecniche. E questa è il vero pasticcio di maccheroni che si mangia. Io l'unico pasticcio di maccheroni buono che ho mangiato, vero, l'ho mangiato in quel ristorante che da quella signora a Gualdo, che non mi ricordo come si chiami, Leoccare. È brava, una brava signora che mantiene la tradizione. È chiaro che non si può, sì. Ma non si può avere il gusto di allora. 4 anni fa sono andato lì e la signora, io vado lì e vado a mangiare perché sì, l'avevo indirizzato, e mi, scusate se parlo di me, mi dice, ma lei è il signor Santini? Sì, sono un amico del nord. Andavo a mangiare dal famoso notaio Brighin. Ma voi vedete il concetto, per esempio, del cibo che si può mangiare o non si può mangiare. Allora, quando voi andate al mare e mangiate il risotto alla comachiese con l'anguilla, secondo voi c'è l'anguilla o no adesso? L'anguilla in tutti i ristoranti dove dall'Europa, eccetera, voi quando mangiate il risotto con l'anguilla, perché i gusti, cioè, se tu mangi il risotto con l'anguilla ti viene un collo, non digerisci per 3 giorni dopo. Hai capito? Però il risotto con l'anguilla che fanno all'Europa, che è buonissimo, uno dei più buoni, c'è un terzo di anguilla e il resto di go e di soaso, di rombo, eccetera, per renderlo più leggero e più appetibile al gusto di adesso. Scusate la cosa, ma è una cosa importante. Accademico nuovo. Vino non so niente. Sì, allora nel Cantico dei Cantici, non l'ho messo perché nel Cantico dei Cantici, siccome parlavo della cucina, come si dice, cattolico-cristiana, dove non devi mangiare, non devi fare, c'è sempre negazione, nel Cantico dei Cantici c'è scritto abbeverati in questo vino, divertiti, fai dell'amore, fai questo, bevi, sbronza. Più ne ha più ne metta, è vero? Diciamo che non vale per tutto l'anno, ecco, cioè, chiariamoci bene, perché sennò sembra un discorso anche un po' lassistico che non è assolutamente dell'ebraismo. Vabbè, diciamo, però il Cantico dei Cantici è scritto così. Certo, è un cantico d'amore per la donna amata, quindi ha tutto un significato particolare. Il vino deve essere comunque un vino kasher, quindi deve essere stato lavorato, imbottigliato solamente da persone sotto il controllo rabbinico, perché il problema rimane sempre quello, e l'unico momento in cui è lecito esagerare un pochino con l'alcol è proprio per la festa di Purim, per la festa quindi di Carnevale, quando si deve uscire dal proprio essere. È la festa del ribaltamento, gli uomini si vestono da donne, le donne si vestono da uomini, e c'è proprio questo cambiamento totale proprio per il discorso di Esther, e è estremamente simile al carnevale che noi conosciamo, ma ha un significato molto diverso, che è quello di Esther, che non era proprio il personaggio che ci ha descritto Marco, era già in precedenza sposata con Assuero non sapeva che lei fosse ebrea. Sì, ma si vede che non aveva tirato fuori tutte queste magie. Gli arem erano molto grandi, quindi... Insomma, beato Serse, dimmi. La ricetta del caviale sì? Era stata smarrita, dopo che nei primi anni 70 la Bianconi lasciò l'attività. Sì. Sì, e poi quello che fanno adesso
a leoccare, certo. Rimaneva in forno per il tempo di due paternoste. Certo, sì. E infatti ti dicevo che il legno non si bruciava perché non era... Perché era un legno, loro lo facevano, la ricetta non era ebraica, la ricetta era estense. Sì, loro la presero, certo. come ebraica, ma era anche un legno duro, ma era un legno che era sacro loro, come ha detto, certo. Perché era il legno che... L'arca della certo. C'è tutto il simbolismo, diciamo... Poi veniva messo questo qui, quello delle occare, che poi era quello che sì. Veniva messo sott'olio. Certo. Sono state trovate delle lettere, una del conte Nuvoletti, che era stato il secondo marito dell'Agnelli, quel patrigno della Ira Fürstenberg. Sì, la conosco, perché... Diceva, non mi mandi, mi spedisca, sì. Perché me li hanno mangiati tutti, mi hanno mangiato tutto il caviale, me ne mandi, sono rimasto senza, per cui era famoso. Sì. Il conte Nuvoletti venne a Ferrara a dare il nome alla scuola di cucina, come si chiama? Alla scuola alberghiera, che la chiamò proprio col nome della nostra Orio Vergani. Hai capito? E noi siamo stati, come Accademia della Cucina, non siamo mai stati chiamati una volta dal... Perché siamo considerati i parenti poveri, ma siccome... Siamo l'unico ente che è riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica, ufficiale, e siamo quelli che diamo i voti senza prendere i soldi. Qui lo dico e qui lo riaffermo perché è una questione delicata, perché voi sapete benissimo che se voi andate alla guida Michelin, la guida Michelin ci sono due sponsor fondamentali, l'acqua minerale e il grana padano. L'acqua, come si chiama? La San Pellegrino. Se vai in un ristorante dove c'è l'acqua San Pellegrino e ti dà ormai grana, quelli vuol dire che è in procinto di essere stellato. Danno 4 milioni di euro uno e 6 milioni quell'altro, di sponsor, che non è poco. A me non danno niente. Adesso speriamo che il Presidente stasera ci inviti a cena, ma no, perché siccome è un po' tirato. Con questa calunnia vi ringrazio e grazie al relatore. Grazie a te.